proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre e non più fino al 31 di dicembre. È questa l'ipotesi che da qualche giorno avanza nel governo, che di fatto allungherebbe di 3 mesi la delibera del Consiglio dei Ministri pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'1 febbraio 2020, che aveva dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Con l'allungamento dello stato di emergenza, il governo andrebbe così a rafforzare la capacità di azione nel caso in cui ci fosse una nuova ondata del virus. Il premier Giuseppe Conte potrebbe quindi continuare a firmare nuovi DPCM che non dovrebbero passare all'esame del Parlamento e decretare nuove zone rosse. Favorevoli i partiti di maggioranza, ma contrarie le opposizioni, dalla Lega a Fratelli d'Italia, che vedono nella misura il rischio di essere esclusi dai processi decisionali governativi. Secondo lei è giusto o è una misura eccessiva? Non siamo più in emergenza adesso? No, in questo periodo è giusto perché stiamo vivendo un'emergenza che non è mai stata vissuta. Oltre al fatto che storicamente fanno fatica a mettersi d'accordo in condizioni normali, quindi non è che ci sia poi il tempo di aspettare. Oltre al fatto che ritengo che tutto quello che sta facendo lo sta facendo sempre con giudizio, quindi io sono d'accordo. Personalmente ritengo che sia giusta in considerazione dello stato di emergenza che stiamo attualmente vivendo. Ovviamente non può essere una misura che va avanti a tempo indefinito, dovrà a un certo punto terminare, però vista la situazione attuale la condivido insomma. Bisogna leggere su che cosa ha chiesto i pieni poteri e su che tipo di contesto. Sì, direi che fa bene a tenere ancora il controllo. È la proposta di un prolungamento delle misure di emergenza. Credo che sia necessario oltretutto e non credo che con questo sia un'assunzione dei pieni poteri. Appunto, le opposizioni criticano questa manovra proprio dicendo che così non vengono coinvolte nel processo decisionale di questa emergenza. Per quanto può sembrare fuori luogo il mio commento, mi sembrano chiacchiere da bar, nel senso che è vero, è un dato incontestabile, è un fatto incontestabile, ma non sentiamo mai proposte costruttive, sempre solo distruttive, nel problema della nostra politica. Sì, le opposizioni quando vengono coinvolte, quando vengono invitate, evitano di andarci e quindi, voglio dire, e qualunque cosa fa un governo, l'opposizione proprio per il mestiere che fa è quello di dire il contrario di tutto quello che viene fatto.